amici e amiche di TV City, benvenuti a Kick Off, la prima puntata sul calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. La prima puntata è dedicata alle qualificazioni al campionato europeo che si svolgerà in Germania nel 2024. 53 delle 55 federazioni europee partecipano alle qualificazioni. Le due che mancano sono una, ovviamente, la Germania, padrona di casa e quindi qualificata d'ufficio, l'altra, come sapete, la Russia, esclusa da tutte le competizioni sportive. Il regolamento è molto semplice: 10 gruppi da 5 o 6 squadre, da ogni gruppo usciranno le prime due che si qualificheranno alla fase finale, per un totale di 20 squadre, ma il torneo, come sapete, ha 24, le altre 4 squadre sono una, la Germania, come detto, qualificata d'ufficio, e altre 3 che usciranno dai playoff di Nations League, ma di questo ne parleremo in un'altra occasione. Diamo uno sguardo dettagliatamente nei gironi, cominciando dal gruppo A, il gruppo che vede la Spagna protagonista, anche se in negativo, essendo stata sconfitta a sorpresa dalla Scozia per 2-0 con la doppietta di McTominay, e quindi Scozia in testa dopo le prime due giornate con 6 punti, Spagna che segue con 3, Georgia e Norvegia un punto, chiude la classifica Cipro con 0 punti. Andiamo al gruppo B, gruppo che vede grande protagonista la Francia, vice campione del mondo in carica, che ha vinto le prime due partite di qualificazione, la prima sonoramente contro l'Olanda per 4-0, la seconda in Irlanda per 1-0. Grande protagonista, oltre a Mbappé e Griezmann, è stato il portiere del Milan Maignan, autore di una parata prima su un calcio di rigore contro l'Olanda e poi di una grande parata salva risultato contro l'Irlanda. Francia quindi è in testa con 6 punti, seguono Grecia e Olanda con 3 punti, Irlanda e Gibilterra chiudono con 0 punti. Gruppo C, gruppo dell'Italia, sapete, sconfitta nella partita d'esordio contro l'Inghilterra per 2-1, Italia che poi si è rifatta nella partita contro Malta, Inghilterra che invece ha bissato il successo anche contro l'Ucraina, quindi Inghilterra in testa con 6 punti, Irlanda e Macedonia con 3 punti, Ucraina e Malta chiudono con 0 punti. Gruppo D, gruppo che vede in testa la Croazia, che ha ottenuto una grande vittoria in Turchia per 2-0 e che quindi è in testa con 4 punti a seguito del pareggio ottenuto in casa contro il Galles, Galles che è anch'esso in testa con 4 punti, Turchia 3, Armenia e Lettonia chiudono con 0 punti. Andiamo al gruppo E, il gruppo che vede in testa la Repubblica Ceca, che ha prima ottenuto un'importante vittoria per 3-1 sulla Polonia e poi è andata a pareggiare 0-0 in Moldova, quindi Repubblica Ceca in testa con 4 punti, segue la Polonia con 3, Moldova con 2, Isole Faroe con 1 punto, chiude l'Albania con 0 punti. Andiamo al gruppo F, gruppo che vede l'Austria in testa con 6 punti dopo i successi ottenuti contro l'Azerbaigian e l'Estonia, il Belgio segue a 3 punti, protagonista in questo caso Romelu Lukaku dell'Inter, autore di una bellissima tripletta contro la Svezia, Svezia che anch'essa ha 3 punti, Estonia e Azerbaigian chiudono con 0 punti. Andiamo al gruppo G, gruppo che vede la Serbia di Vlahovic, l'attaccante della Juventus in testa con 6 punti, Vlahovic a segno in tutte e due le partite disputate, quella con la Lituania e quella con il Montenegro in una sorta di derby ex jugoslavo, quindi Serbia in testa con 6 punti, l'Ungheria segue con 3 a pari punti con il Montenegro, Lituania e Bulgaria chiudono con 0 punti. Il gruppo H, il gruppo che vede la grande sorpresa di queste qualificazioni, la sconfitta della Danimarca in Kazakistan, Danimarca che era in vantaggio 2-0, poi i kazaki hanno saputo rimontare fino al 3-2. La Danimarca che vede il suo attaccante principale Højlund, quello dell'Atalanta, autore di ben 5 gol nelle prime due partite, 3 contro la Finlandia, 2 appunto contro il Kazakistan, che poi non sono serviti a vincere, quindi la Slovenia in testa con 6 punti dopo i due successi, gruppone centrale a 3 punti con Danimarca, Irlanda del Nord, Kazakistan e Finlandia, chiude mestamente San Marino a quota 0 punti. Andiamo al gruppo I, gruppo che vede la Svizzera dominare il girone con 6 punti dopo le due vittorie ottenute, 8 gol segnati, ben 5 alla Bielorussia e 3 a Israele, quindi Svizzera in testa con 6 punti al pari della Romania, Kosovo che segue a 2 punti, Andorra 1 punto che ha ottenuto in un incredibile pareggio proprio contro il Kosovo, Israele 1 punto, chiude la Bielorussia a 0 punti, Bielorussia che è qui è un punto interrogativo che, come sapete, a seguito degli eventi che stanno succedendo in Europa, la Bielorussia potrebbe essere esclusa dalle qualificazioni europee, la UEFA tiene sotto lente di ingrandimento la situazione, quindi Bielorussia con un punto interrogativo che già gioca le sue partite in realtà fuori dal paese, gioca infatti sul neutro di Novi Sad in Serbia. Chiudiamo con il gruppo G, il gruppo che vede dominare il Portogallo di Cristiano Ronaldo, Portogallo che ha segnato ben 10 gol nelle prime due partite di qualificazione, 4 contro il Liechtenstein e ben 6 in trasferta contro il Lussemburgo, quindi Portogallo in testa con 6 punti, seguito dalla Slovacchia con 4, Islanda e Bosnia e Erzegovina con 3 punti, Lussemburgo 1 punto, chiude il Liechtenstein a 0 punti dopo che ha subito addirittura 7 gol in casa dall'Islanda.
Bene, abbiamo chiuso questa prima tornata di partite di qualificazione al campionato europeo che riprenderanno nel mese di giugno al pari della Final Four di Nations League che vedrà impegnata anche l'Italia di Mancini. Con questo è tutto, arrivederci alla prossima puntata di Kick Off. Ciao!